Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 9 settembre, è San Pietro Claver e si celebra dal 1999 la giornata mondiale della sindrome fetoalcolica e disturbi correlati per aumentare la consapevolezza sui rischi legati all'alcol in gravidanza. Anche in questo ambito le condizioni di salute sono il prodotto di un complesso intreccio tra diversi fattori di rischio e protettivi. I primi 1000 giorni di vita dal concepimento ai 2 anni del bambino sono fondamentali per il suo sviluppo fisico e psichico. Gli interventi preventivi, protettivi e curativi realizzati con tempestività in questa primissima fase determinano risultati di salute positivi importanti per il bambino e l'adulto che sarà. La sindrome fetoalcolica, detta FAS, è la più grave disabilità permanente che si manifesta nel feto, esposto durante la vita intrauterina all'alcol consumato dalla madre durante la gravidanza. Oltre alla FAS, che è la manifestazione più grave del danno causato dall'alcol al feto, si possono verificare una varietà di anomalie strutturali, anomalie craniofacciali, rallentamento della crescita, eccetera, e disturbi dello sviluppo neurologico che comportano disabilità comportamentali e neurocognitive. Queste alterazioni si possono presentare con modalità diverse, tali da comportare un ampio spettro di disordini che vengono ricompresi nel termine FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorder. La FAS si può prevenire al 100%, ma per farlo è indispensabile che i medici forniscano alle donne in gravidanza e in età fertile tutte le informazioni utili per capire quali possono essere le conseguenze del consumo di alcol. Molte future mamme sono infatti erroneamente convinte che il consumo di vino, birra, liquori, aperitivi alcolici o superalcolici in maniera saltuaria e moderata non comporti problemi per il feto. In realtà non esiste una dose sicura da assumere durante la gravidanza e l'astinenza è l'unica indicazione da seguire.